Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Sono particolarmente felice di tornare con Pezzi d'autore quest'oggi. Pezzi d'autore è un progetto di Mind Books. Troverete tutte le informazioni qui sotto nel info box e si tratta di un progetto in cui periodicamente ci riuniamo per parlare tutti dello stesso autore, generalmente un autore abbastanza prolifico, in modo da poter affrontare diverse letture e restituire diversi punti di vista sulla sua produzione. Quest'oggi parliamo di Don DeLillo, credo sia un autore che non ha bisogno di grossissime presentazioni, sicuramente un autore di cui molti di voi hanno già letto dei titoli e un autore nato negli anni 30, quindi insomma ha oltre 80 anni, newyorkese con una produzione molto vasta e alcuni titoli che sono iconici praticamente. E sto parlando chiaramente di Americana, Rumore Bianco, Underworld, insomma tantissimi titoli di questo autore sono insomma molto conosciuti. È un autore che negli anni è stato definito profetico talvolta perché non solo restituisce molto fedelmente, diciamo, il momento in cui i suoi libri sono scritti, ma sembra che negli anni lui sia anche stato abbastanza lungimirante per quanto riguarda alcuni aspetti della società e della politica nei suoi libri, che poi, insomma, effettivamente si sono più o meno avverati così come lui li raccontava. Cosa ho deciso di leggere per questo progetto? Comincio subito con una premessa. Mi rendo conto di aver letto un libro che probabilmente non è estremamente appunto famoso, iconico, rappresentativo della sua penna, ma trattandosi di gennaio, di inizio gennaio e avendo avuto comunque a dicembre un mese abbastanza pieno, tra virgolette, a livello di lettura, ma anche abbastanza, diciamo, pesante da alcuni punti di vista, quindi ho preferito letture un pochino meno impegnative nella seconda metà di dicembre, inizio gennaio. Ho preferito non puntare ad uno dei titoli più famosi di questo autore per paura di arrivarci, diciamo, un pochino stanca e un pochino impreparata, tra virgolette. Ho scelto di leggere L'Angelo Esmeralda, di cui vi metto qui la copertina perché l'ho acquistato in ebook. Ed è una raccolta di racconti. Sebbene mi renda conto che non è tra i libri più famosi, probabilmente però questo libro per molti versi può essere rappresentativo della scrittura, delle tematiche, in generale dello stile di De Lillo, tanto che mi ha, diciamo, per me è stato quasi un assaggio che mi ha poi invitata in qualche modo a leggere altro di questo autore. La cosa veramente particolare e molto interessante di questa raccolta di racconti è che si tratta di racconti che coprono un lasso di tempo piuttosto lungo nella produzione dell'autore. Infatti, il primo racconto di questa raccolta è stato scritto alla fine degli anni 70, l'ultimo è stato scritto nel 2011 e quindi attraversiamo la produzione di quest'autore attraverso appunto fine anni 70, anni 80, 90 e poi gli anni 2000. Questa cosa io l'ho materialmente vista a fine libro perché solo alla fine del libro nell'indice c'erano gli anni di insomma pubblicazione, gli anni in cui erano stati scritti questi racconti, ma in realtà è una cosa che si percepisce in maniera molto forte lungo la lettura ed è stato in realtà veramente molto interessante perché laddove i primi racconti hanno proprio un po' il sapore della fine della guerra fredda o insomma sul finire periodo sul finire della guerra fredda gli anni 90 non lo so molto tangibili nella lettura poi in realtà si passava a racconti in cui anche a livello tecnologico venivano nominate cose che insomma non potevano essere molto prima degli anni 2000, quindi in realtà è qualcosa che forse se non si sa a priori si riesce un po' a percepire durante la lettura. E questa raccolta è divisa in tre macro, diciamo, parti, ognuna delle quali racchiude dei racconti. In linea di massima devo dire che sebbene non tutti i racconti mi abbiano colpita allo stesso modo, ma questo credo sia
Una cosa molto difficile, a me è capitato credo solo con Carver e con David James Poisant con Il Paradiso degli Animali di sentire lo stesso trasporto, diciamo, per tutti i racconti. Però devo dire che ognuno a modo suo, questi racconti hanno degli spunti veramente molto forti. Il racconto che dà il titolo alla raccolta, quindi L'Angelo Esmeralda, si trova nella seconda sezione ed è scritto intorno a metà degli anni 90 e devo dire che forse per atmosfere e argomento è davvero quello più suggestivo di tutti, anche se ce n'è un altro che ho trovato veramente, forse avrebbe potuto allo stesso modo dare, diciamo, il titolo a questa raccolta. C'è un po' un filo conduttore che ho trovato in tutti, non so se si possa definire tale, ma in tutti i racconti ci sono in qualche modo delle solitudini che si incontrano, delle vite un po' squallide, un po' sole per l'appunto, in qualche caso forse un po' più che sole, anche abbastanza disperate, mi viene da pensare, che in qualche modo si incontrano, si riconoscono e si trovano, perché poi il nucleo di questi racconti, che come spesso accade, trattano situazioni più o meno di vita quotidiana. In alcune c'è effettivamente un elemento di interruzione della quotidianità. Per esempio, c'è un racconto in cui la protagonista è una ragazza americana che vive ad Atene e si trova ad affrontare da sola una serie di terremoti terribili che scuotono la città e scuotono la sua vita, la sua solitudine, la sua disperazione. Ci sono situazioni molto plausibili e assolutamente parte della vita quotidiana con questi elementi di disturbo, di interruzione che poi tirano un po' fuori la vera natura delle persone. E appunto c'è questo elemento di incontro tra vite appunto vissute un po' in solitudine o in malessere, che in qualche modo trovano un senso nell'incontrarsi, non assolutamente nel senso più roseo del termine, lasciatemelo dire, ma in qualche modo, insomma, c'è questa idea di riconoscersi e riconoscere nell'altro gli stessi disagi, la stessa solitudine, lo stesso squallore che vediamo nella nostra vita in qualche modo. Ci sono alcuni racconti che mi hanno veramente colpito molto e uno di questi è assolutamente quello che dà il titolo alla raccolta in cui seguiamo queste due suore, una molto anziana, disincantata, indurita dalla vita, l'altra molto giovane, idealista, che si trovano a lavorare con una comunità nel Bronx, con tossicodipendenti, delinquenti e insomma tutto questo sottobosco, diciamo, nella vita del Bronx, e si prendono particolarmente a cuore il caso di questa ragazzina che vedono talvolta durante le loro, insomma, visite nel quartiere e succederà poi qualcosa di drammatico che in qualche modo però unirà la comunità. L'ho trovato un racconto veramente duro da alcuni punti di vista e ci sono veramente dei dettagli in questi racconti che secondo me fanno quasi il racconto. Per forza di cose, nei racconti si entra in questa situazione e poi la si lascia sospesa, ma mi sembra che in ognuno di questi racconti De Lillo riesca a delineare con sicuramente una lingua molto poetica, una osservazione molto attenta a livello sociale, politico, psicologico dei personaggi. Riesce veramente a condensare tantissimo in queste poche pagine, quindi anche in queste azioni sospese, anche in queste situazioni che vediamo per un attimo da vicino e poi ci allontaniamo, c'è una complessità veramente molto forte. Un altro racconto che mi ha colpito tantissimo si chiama La mezzanotte in Dostoevskij e racconta di questi due studenti dell'università che vedono ripetutamente quest'uomo anziano, malmesso, con dei vestiti sdrucciti, camminare nella zona in cui loro due talvolta si trovano a passare e costruiscono per lui tutta una vita
È una serie di dettagli e tutta un contorno a quello che loro pensino sia la vita di quest'uomo che sfiora il ridicolo, nel senso che sembra quasi che il loro bisogno da studenti di trovare un senso in tutto, di trovare la radice di quello che stanno guardando, di trovare alla fine un po' appunto il cuore del significato delle cose in questo racconto diventa veramente paradossale e assurdo. Sicuramente, proprio per quello che dicevo prima, cioè questa sua capacità di condensare una psicologia dei personaggi fortissima, delle osservazioni molto puntuali sulla società, sul momento storico in cui questi racconti sono ambientati, mi ha assolutamente fatto venire voglia di leggere qualcosa di più corposo da questo autore, perché mi sono resa conto che questa sua lingua molto poetica, comunque veramente una scrittura molto bella, unita a questa capacità di osservazione, se sono presenti in maniera così forte in questi racconti, chissà come possono essere elaborati in un romanzo più lungo. Poi, non lo so, in qualche modo questi racconti affiancavano in maniera molto efficace un senso di speranza molto forte in alcune situazioni e anche un senso totale di disfatta e di sconfitta dell'essere umano. Quindi queste solitudini che si incontrano, questi personaggi che trovano l'uno nell'altro, forse anche un po' il senso della propria esistenza, in realtà poi rivelano questo mix che anche qui io credo sia molto umano e molto realistico. Questo aspetto di speranza e dall'altro lato stanchezza, senso di disfatta e un po' insomma anche di sconfitta nei confronti della propria vita. Ci sono assolutamente racconti in cui questo è più tangibile. Per esempio, c'è un racconto intitolato Falce e Martello che è completamente ambientato in un carcere di minima sicurezza dove i detenuti hanno compiuto veramente i reati più banali, tra virgolette, che possiamo immaginare in un carcere, quindi frodi, truffe, cose del genere, però questo senso di disfatta, ma quando si trovano davanti alla televisione a guardare un programma che riguarda proprio l'economia e si trovano quasi a gioire delle brutte notizie che riguardano i mercati mondiali, è un po'. Non lo so, ci sono delle incursioni quasi ironiche in questi racconti che in qualche modo li rendono veramente molto sfaccettati da tantissimi punti di vista. E mi ha colpito moltissimo anche il primo racconto, che si intitola Creazione, in cui una coppia resta bloccata praticamente su un'isola su cui ha fatto una vacanza e si ritrovano ogni giorno a ripercorrere la stessa strada in taxi per recarsi in questo aeroporto minuscolo sull'isola e cercare di avere notizie su quali siano i prossimi voli in partenza, cosa sta succedendo, quanti giorni resteranno bloccati. E anche lì, in veramente poche pagine, l'autore riesce non solo a catturarti, ma a darti una tale complessità del contesto da farti desiderare che tutto un libro intero fosse ambientato su questa isoletta con questa coppia che va avanti e indietro senza sosta per cercare di ripartire. Quindi, non lo so, ho apprezzato moltissimo questa capacità di sviscerare anche dagli eventi più piccoli delle psicologie molto complesse e appunto delle descrizioni del contesto molto ricche. Quindi io credo di avere più o meno detto tutto su questa raccolta. Ora non so se sia, come dire, corretto nei confronti di De Lillo cominciare a leggere un testo del genere prima di aver affrontato i suoi grandi titoli e i grandi temi che è in grado di trattare quest'autore, però devo dire che sono stata molto contenta di cominciare a conoscerlo anche appunto in questo modo. Quindi non so se mi sentirei di consigliarvi di partire da qui per lui. Quello che vi consiglio è guardatevi i vari video di questo round di pezzi d'autore, perché mai come stavolta penso che ci possano essere i consigli giusti per cominciare a conoscere un autore che è così complesso, non solo dal punto di vista della produzione, ma anche proprio dei temi che tratta.
Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi. Vi invito nelle prossime settimane a seguire il calendario qui sotto per vedere tutti gli altri video che parlano di quest'autore. Io oggi ho l'onore di cominciare insieme a Martina, che è l'ideatrice del progetto, quindi non vedo l'ora di andare a vedere il suo video. E appunto vi ringrazio tantissimo. Fatemi sapere qui sotto se avete letto altro dell'autore, da dove siete partiti, cosa ne pensate, perché mai come questa volta sono in cerca di ispirazione per proseguire la mia conoscenza di quest'autore. Io vi ringrazio ancora una volta e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!